in questa mattinata qui per noi è come fosse già Natale. E allora i nostri cuori sono nella gioia, sono nella festa. Abbiamo sentito qui una cosa molto bella. Questo profeta, cioè questa persona che Dio ha scelto per parlare a suo nome, dice una cosa di questo genere. Dice che Dio ci conosce, uno per uno. Dio conosce i nostri nomi, conosce le nostre vite, conosce le nostre situazioni. E il suo modo di conoscerci è quello di volerci bene. E il suo modo di volerci bene è questo. Qualche volta è un po' severo e il più delle volte è infinitamente buono. Qualche volta è severo. Certamente capita anche qui, nella vostra famiglia, nella vostra comunità. Chi si prende cura di voi proprio per aiutarvi, qualche volta deve essere magari un po' severo, deve dire a ciascuno e a tutti: guardate che dobbiamo fare così, non come ci pare piace, perché se facciamo così si va meglio, si va d'accordo e la giornata scorre meglio. Qualche volta il Signore fa così anche lui, l'abbiamo sentito qui. Ma lo scopo, il motivo del suo essere qualche volta severo è proprio e sempre quello di aiutarci, di poterci fare stare meglio, di poterci far sentire più buoni e più sereni. Perché non ci tiene il broncio il Signore, non ha la faccia scura e triste e brutta nei nostri confronti. Il suo volto è quello del bambino Gesù. Ognuno di noi si sente incoraggiato, si sente allietato, si sente illuminato. Ognuno di noi, dal bambino della capanna di Betlemme, si sente dire: bravo, avanti così, fai in questo modo, sii vicino ai tuoi compagni, ai tuoi amici, fa tutto quello che ti è possibile, metti a disposizione degli altri tutto quello che sai e che puoi. Davvero camminiamo insieme, e allora il Natale sarà un bel Natale, ma non solo il Natale, anche con tutti gli altri giorni che vengono dopo. E anche il 2009 sarà un anno nuovo, non soltanto, ma sarà anche un anno bello, nonostante tutto. Ecco, vogliamo proprio metterci di fronte al bambino Gesù in questa maniera. Capire che se qualche volta egli sembra essere un po' severo, in realtà, per sapere bene bene chi è lui, noi parliamo a quel bambino e capiamo che ci vuole tanto di lui. E vogliamo imparare da lui e vogliamo ricorrere a lui quando qualche volta invece non vorremmo fare come si deve. Vogliamo ricorrere a lui perché ci aiuti in tutte le nostre necessità. E questo il Signore lo dice anche a quanti operano. Certamente a volte occorre la mano ferma, come si dice, ma soprattutto tanto amore e tanta dedizione. Ce lo vogliamo davvero, vicendevolmente, questo stile di vita
questo Natale, questa vita buona, questo amore davvero buono. Thank you.